I galliformi o gallinacei sono uccelli diffusi in tutto il mondo. Comprendono molte specie note e familiari e altre un po' meno. E in questo approfondimento faremo proprio un resoconto di quali famiglie di volatili fanno parte di quest'ordine, da cosa sono accomunate e cosa invece le contraddistingue. Come potremo anche osservare, ciò che accomuna questi uccelli sono una corporatura robusta, ali corte e larghe, la testa piccola e le zampe grandi. In molti casi possiedono delle protuberanze callose, dei lembi cutanei o delle creste. Hanno il becco robusto e penne molto sviluppate sul groppone e sul sopracoda. Per quanto riguarda le somiglianze nel comportamento, è evidente l'attaccamento alla terra. Volano infatti solo per necessità e per brevi tratti, e quando si innalzano fanno un gran rumore battendo le ali. Un altro aspetto comune è quello di non nutrire direttamente i pulcini, ma di accompagnarli al luogo in cui poter trovare da mangiare. Inoltre, temono ed evitano l'acqua e si puliscono in mezzo alla polvere. Sono stati divisi in due sottordini. I peristeropodidi, che hanno l'alluce opponibile sviluppato al pari delle altre tre dita e con la quale possono quindi stringere le cose, e gli alectropodidi, che hanno invece un'alluce breve e rudimentale, che non poggia a terra. Dei peristeropodidi fanno parte solo due famiglie, i cracidi e i megapodidi. I cracidi sono propri della fauna neotropicale. Vivono nel fitto sottobosco, dove si nutrono di frutti. Sono molto prudenti e camminano con passo lungo e solenne, tenendo il corpo in orizzontale e il lungo collo leggermente sollevato, mentre se qualcosa li insospettisce si sollevano bruscamente e con molta agilità si dileguano fra i cespugli. I megapodidi sono invece diffusi in quasi tutta l'Australia. Come dice il loro nome, che tradotto significa dai grandi piedi, hanno le zampe molto robuste, lunghe dita lunghe e artigli forti e sporgenti che gli sono molto utili per scavare e sotterrare le uova, visto l'insolito modo che hanno per incubarle. Essi infatti scavano delle fosse e posizionano le uova vicino alle sorgenti geotermali, oppure sotto la sabbia dei lidi che viene riscaldata dal sole. Altre volte ancora fanno loro stessi delle incubatrici artificiali, facendo dei grossi cumuli con del materiale vegetale in decomposizione. Tornando agli alectropodidi, quelli con l'alluce in su per intenderci, troviamo come famiglie i numididi, gli odontoforidi e i fatianidi. La reale dei numididi o galline faraone in origine era limitato all'Africa e al Madagascar, mentre già nei tempi antichi furono importati in Europa come animali domestici e più recentemente anche in America, dove si sono acclimatati talmente bene che si possono incontrare facilmente allo stato selvatico. Poi ci sono gli odontoforidi o quaglie del Nuovo Mondo, perché diffuse nel continente americano. L'altezza del loro becco è uguale alla sua lunghezza e il ramo inferiore è dentato, infatti è da esso che deriva il nome di odontoforidi. Anche se hanno un aspetto tozzo e massiccio, sono dei corridori eccellenti e con i loro movimenti sciolti ed agili scivolano facilmente fra le boscaglie, mentre in volo si alzano solo per rifugiarsi sui rami degli alberi, in punti in cui diventano difficili da individuare. Le uova invece le depongono a terra, in buche moderatamente profonde, e le covate sono grandi, composte in media da 14 a 20 uova. E infine ci sono i fasianidi, a cui di certo dedicheremo delle puntate apposite. Rispetto alle altre famiglie sono molto più legate all'aperta campagna. Per nascondersi si accovacciano mimetizzandosi con il suolo o si nascondono nella bassa vegetazione, mentre molto più raramente si alzano in volo eppure di notte rimangono a terra. Ne riconosciamo quattro sottofamiglie e all'interno di queste troviamo ad esempio pernici, tacchini, galli, francolini, quaglie, starne, fagiani e molti altri ancora, e man mano li andremo conoscendo tutti nel dettaglio, quindi non perdete i prossimi video. Mentre per adesso, sperando che questa sintesi vi sia piaciuta, vi mando un saluto e vi ringrazio per la visione.